Buonasera a tutti, buonasera come il consigliere Marra vi ha appena annunciato ho sciolto la riserva e quindi avverto la responsabilità, la delicatezza e anche lo straordinario onore che deriva dal dare all'Italia un governo che sia in grado di affidare una speranza, in particolar modo alle nuove generazioni, ma a tutti gli italiani. Quindi inizio con il ringraziare il Presidente della Repubblica e dire che farò di tutto per essere in grado di meritare la fiducia sua, delle deputate, dei deputati, delle senatrici, dei senatori e soprattutto dei milioni di italiani e di italiane che attendono da questo governo risposte concrete. Vi leggo la lista che immagino stavate aspettando da qualche minuto. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, domani proporremo nel primo Consiglio dei Ministri la nomina di Graziano Del Rio. Ministeri con portafoglio. Ministero degli Affari Esteri, Federica Mogherini. Ministero dell'Interno, Angelino Alfano. Ministero della Giustizia, Andrea Orlando. Ministero della Difesa, Roberta Pinotti. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Piercarlo Padoan. Ministero dello Sviluppo Economico, Federica Guidi. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gianluca Galletti. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini. Ministero della Salute, Beatrice Lorenzin. Ministeri senza portafoglio. Ministero per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi. Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia. Ministero per gli Affari Regionali, Maria Carmela Lanzetta. Per la prima volta l'Italia ha un governo che è fatto per metà da donne. È un governo che è composto da 16 persone. Siamo andati a scrutare il dato più interessante che abbiamo trovato, è un De Gasperi 3 con 15 ministeri, ma non era una competizione, nessuno si può naturalmente paragonare. È un governo che da domani mattina si metterà al lavoro. Io vorrei rivolgere un pensiero non formale, al netto delle polemiche politiche che abbiamo letto anche in questi giorni e che ci sono state oggettivamente in alcuni momenti, di gratitudine rispetto al Presidente Enrico Letta, non per un mero pensiero formale, ma per un elemento di sostanza. Se ci sono delle domande, rapidamente rispondo, non vorrei farvi perdere Sanremo.
Prego, non posso chiamare per nome i giornalisti, mi è stato caldamente sconsigliato. Perché no? Nel senso che la situazione in cui il Paese si è trovato è una situazione che richiede un grandissimo impegno da parte di tutti. Io ho riscontrato nelle consultazioni, ma anche, lasciatemelo dire, nella prima settimana di rapporto con le cittadine e i cittadini, l'impressione che questa possa essere la volta buona. E allora io vorrei dire a chi ci segue da casa in questo momento che l'impegno che l'Italia può e deve mettere non è ad aprire per l'ennesima volta il capitolo dei progetti incompiuti, ma è realizzare le cose che in questi mesi non si sono fatte, in questi anni non si sono fatte, ma che sono un passo dall'opportunità concreta. E quindi le dico perché dovremmo crederci, perché l'Italia non ha alternative. L'Italia è un paese straordinario, lo dico a lei che fa la corrispondente per un importante paese amico e alleato, ma è un paese che se finalmente mette in ordine le cose che deve mettere in ordine non ha più paura di competere con nessuno, e noi vogliamo avere questo sano entusiasmo e questa baldanza. Tutte le volte che sono stato al Quirinale, che non sono moltissime peraltro, come è noto, però stavolta non ho sbagliato l'abito e quindi credo che almeno questo ce lo possiate riconoscere, c'è sempre la polemica sulla durata degli incontri, ma in realtà è abbastanza naturale che dovendo fare un governo che durerà 4 anni si possa aver impiegato qualche ora, mi pare 2 ore e mezzo. E quindi da questo punto di vista tenderei a dire che le 2 ore e mezzo di messa a punto che ci sono state ben investite. Puntiamo al 2018, ma io vorrei dire alle italiane e agli italiani che noi puntiamo a domani mattina a fare subito le cose che vanno fatte, perché altrimenti l'impressione è quella di una conservazione per la conservazione. C'è un'esigenza di dare un messaggio forte agli osservatori internazionali e anche in qualche misura ai soggetti sociali protagonisti che l'orizzonte della legislatura è quello naturale. Noi lo facciamo con convinzione. Abbiamo visto che questo tipo di messaggio è stato anche apprezzato nei primi giorni dell'incarico. Però sarebbe un errore da parte nostra immaginare di dire puntiamo al 2018 senza dire che puntiamo nelle prossime settimane a mettere in cantiere non soltanto la conclusione del percorso della riforma elettorale o l'inizio della riforma costituzionale, ma soprattutto il tema della riforma del lavoro. Mi piace pensare che la delega che Giuliano Poletti oggi ha ricevuto sia una delega al lavoro, al welfare, ma sia anche una delega a quello che inopportunamente viene considerato il terzo settore. Se guardate i numeri, rischia di essere il primo in Italia. È il numero del mondo sociale, non soltanto del no profit. È il numero del mondo, sono i numeri di un mondo che in questo periodo sta soffrendo molto. Noi scegliamo di farci compagni di strada di questa sofferenza non semplicemente per condividere un dolore, ma per offrire un'occasione, un'opportunità di cambiamento. E quindi sì, l'orizzonte è il 2018, ma mi permetta di dire che il primo orizzonte è quello di domani mattina di mettersi immediatamente a lavorare. Se siete d'accordo, prendiamo le ultime due per consentire poi al Presidente della Repubblica di condividere con voi le sue valutazioni. Prego.
No, non lo è stato oggetto, però mi spiace deluderla. Ci sono degli elementi di continuità e Messier de la Palice non potrebbe dirlo meglio, ci sono degli elementi di discontinuità. Siccome però questo non è una rubrica della settimana enigmistica, scopri le differenze, lascio a lei la valutazione su quali siano gli elementi di discontinuità. Quello che deve essere chiaro è che il principale elemento di forza che noi abbiamo è l'elemento della concretezza. È un governo che per la prima volta vede alla guida, non tanto nella figura del primo ministro, ma direi di una squadra di governo dei sindaci. Aspetti, sì, volevo finire, ho fatto la pausa un po' troppo, mi è venuta la pausa un po' troppo lunga. Dicevo, il fatto di avere dei sindaci è un segnale e credo che sia un segnale che vuole portare all'interno della discussione politica non soltanto le legittime, naturali istanze che sono sempre state ascoltate nei palazzi, anche quelle quotidiane, concrete. Benissimo ascoltare i mercati finanziari, abbiamo un ministro dell'economia e delle finanze di indubbio valore che ci aiuterà non poco, ma c'è bisogno di ascoltare anche le difficoltà di chi il disagio lo vive nei mercati rionali. Ecco, ci sono tanti elementi di novità su questo e non insisterò per l'ennesima volta sul fatto che per la prima volta l'Italia ha un governo la cui età media è quella che sicuramente avrete già calcolato attraverso i vostri iPad, ma che è un governo che per la prima volta ha la parità di genere. Vorrei che fosse un pensiero bello per le tante ragazze che pensano che la politica non sia una cosa seria. Non è così. E poi, lasciatemelo dire con una battuta, poi però andiamo. Se può fare il Presidente del Consiglio uno come me, un ragazzo sotto i 40 anni, credo che questo debba essere anche un segnale per le tante ragazze, i tanti ragazzi che dicono che in Italia niente è possibile. Non è così. E quindi l'auspicio è che anche la composizione del governo aiuti a recuperare il rapporto tra pubblica opinione e eletti. L'ultima. Questo è facile però. La domanda per chi non l'ha sentita è: lei è disposto a dimettersi se non ce la fa? La volevo ringraziare per questo messaggio di augurio finale e di entusiasmo. Le confermo che in questa vicenda, per come sono andate le cose, molti di noi si giocano qualcosa di più importante della carriera. Si giocano la faccia. Io parto dal presupposto che la faccia sia più importante della carriera. Lei però... No. Come le ho già detto a lei e ai suoi colleghi uscendo dalle consultazioni alla Camera, su questo punto ribadisco quello che ho già detto, cioè che in sede di relazione in aula spiegheremo le valutazioni politiche per cui abbiamo scelto questo tipo di soluzione. Però anche se non è, anche se le mie pause stanno diventando celentaniane e quindi capisco la sua esigenza di intervenire, le dico che la faccia è più importante della carriera. Rischiamo tutto, ma lo facciamo con determinazione, amore per l'Italia e convinzione che questo paese ha un tempo davanti a sé che è un tempo di bellezza e di entusiasmo. Buon lavoro a tutti, arrivederci.